Un pittore bolognese, isolato dal circuito dell'arte moderna, dipinge nell'estate del 1919 questa natura morta. La riprenderà, con poche varianti, nell'autunno. Qualche settimana dopo, il quadro viene inaspettatamente acquistato da un intelligente editore, Mario Broglio, che lo riproduce nella sua rivista Valori Plastici. Accade così che il pittore, conosciuto solo da pochi amici e solo della sua città, assume una visibilità e un rilievo internazionali. Nel 1922 Le Corbusier, che prima d'essere architetto era pittore, ne riprende alcuni brani in una sua natura morta con la lanterna. Pur non sapendo nulla dello sconosciuto autore bolognese, è stregato dall'implacabile senso architettonico che domina la sua opera.